Ciao a tutti, qui SuperLupin777 e benvenuti in questo nuovo episodio della Nuzlocke su Pokémon Nero 2 con Randomizer. Dunque, ci eravamo lasciati qui dopo questa allenatrice, qui c'è Terrakion, o meglio, quello che dovrebbe essere Terrakion, ma in realtà è l'aura di potenza che senti intorno a te proviene dal grande Terrakion. Non è Terrakion, dai, dai, non... ma che? Ah, ok, c'è il nostro amico professore Acromio. Ah, quanto tempo è passato! Terrakion è uno dei tre Pokémon che hanno combattuto per proteggere i Pokémon da una guerra contro gli uomini. Deve aver fiutato il pericolo che il Team Plasma rappresenta e sicuramente sta cercando un allenatore degno di guidarlo alla riscossa. Chi sarà mai? È davvero interessante che si sia mostrato te. Ma a parte questo, vuoi affrontare il Team Plasma? Certo che voglio farlo. Ma certo, in questo caso per prima cosa devi essere abbastanza forte da sapere difendere i tuoi Pokémon. Essere un allenatore non vuol dire soltanto farsi difendere dai Pokémon. Se l'allenatore possiede una grande forza e dà un'alta considerazione dei propri Pokémon, riesce a valorizzare al massimo il loro potenziale. Aspetta, ho qualcosa da darti, questo è per te. E che cosa ci dà? Il cul... no. Ci dà l'acrocongegno. E questo acrocongegno che cazzo serviva? Questo è il prototipo di una macchina super tecnologica che serve a stimolare il potere nascosto dei Pokémon. Non ha alcun effetto sui Pokémon che lottano, ma sono sicuro che un utilizzo si troverà. Probabilmente c'entrava qualcosa con il nostro amico Kyurem. Beh, auguro a te e ai tuoi Pokémon un buon viaggio. Va bene, ciao signora Acromio. E ora lasciami in pace. A proposito, è presente la grotta costiera del percorso 21? Ebbene, lì ho visto qualcosa che mi ha ricordato il nostro incontro sul percorso 4. Che cos'è che è successo sul percorso 4? Non mi ricordo più niente. Vabbè, vediamo chi c'è al posto di questo Terrakion. Tanto non possiamo catturarlo perché mi sembra che abbiamo già catturato un Pokémon qua. Un Lickitung devastante al 45. Vabbè, io direi quasi quasi di accopparlo giusto per fare un po' di esperienza e andiamo nella grotta che ci ha indicato il nostro amico, magari. Inizierei subito con un po' di acidi bomba giusto per far ricalare la difesa speciale al nostro amico. E gliene farei anche un'altra. Velenpuntura dell'avversario. Velenpuntura purtroppo avvelena in questo caso. Quindi forse proverei con un confusione a vedere che cosa succede. Vediamo un po'. Se magari confondiamo il nostro avversario si colpisce da solo. No. Però gli facciamo abbastanza male. Non troppo, ma abbastanza, dai. Il veleno continua a portarmi sempre più giù. Quindi questo significa che è il momento per me di cambiare Pokémon e di mandare qualcuno di idoneo a questo compito, tipo Pigrone che è ancora il mio starter, ricordo, quindi è un grandissimo cavallo, anche se è una scimmia è un cavallo. Lickitung se ne va per Velenpuntura, di sicuro avvelenerà, e invece no, e guardate un po' che danno ridicolo mi va a fare, vado per un bel corpo scontro, questo Lickitung, ciao ciao, se ne va KO, nonostante la difesa ce l'abbia tutta, perché l'unica cosa che le è calata è la difesa speciale. E Pigrone se ne sale al 41 tranquillamente. Pokéball riceve la sua esperienza meritata. Milotic sarà al 35. Ho la squadra troppo bassa di livello. E Terrakion se ne fugge via. Pezzo di merda. Fa niente, non è importante ciò. Ciò che è importante è farsi questa bellissima passerella, chiamiamola, senza cadere. Perché vorrei andare a spingere un bel masso, e questo masso si trova qua. Ma io ce l'ho forza innanzitutto, perché forza potrebbe essere una cosa abbastanza utile per spostare, ok, i massi. E Sceptile ha forza, quanto sembra. Io non mi ricordo proprio più le mosse dei miei Pokémon. Adesso puoi spostare i massi grazie alla forza di Sceptile. Va bene, non mi interessa. Spingilo dentro al buco e basta. Detto così, suona molto male, è un po' equivoca come frase, ma ce ne sbattiamo le palle. Andiamo piuttosto sul percorso 21, che dove cazzo è? Sarà prima, mi sembra che fosse prima che incontravamo i nostri amici del Team Plasmon, o comunque il percorso 21. Ah, perché è così difficile mirare una scaletta? Stupidi asini, proprio sulle palafitte dovevate vivere. È un'Orocea venuta male, secondo me, questa città. Perché Orocea è troppo bella. Troppo, troppo bella. Comunque, entriamo dentro qui a curarci il nostro povero Latias. Perché non voglio fare altri. Non voglio seppellire altri Pokémon nel box cimitero. Quindi andiamo lì rapidamente a guarire tutti dai loro mali. Soprattutto Latias, come già ho detto, perché è l'unico che in effetti ha bisogno di ciò. E controllerai subito sulla mappa città dove diavolo sia questo diavolo di percorso. Diavolo, vediamo un po'. Brava infermiera Joy che non ci rompi più i coglioni. Andiamo in borsa. E mappa città era già selezionata perché prima stavo guardando qualcosa.
Percorso 21, dove sei? Tunnel marino, percorso 21 e qua, ok, la grotta costiera, quindi è lì sotto. Probabilmente ci arrivo con Surf, Surf c'era al mio Latias, quindi perfetto. Importante tenersi Latias stretto che c'è Surf. Quindi scendiamo a questo punto via mare, mi sembra di capire. L'acqua ancora azzurro intenso, vuoi usare Surf? Ma certo che sì, ma come facevo a ricordarmi di questa grotta se non ci sono mai passato? Ah, no, cazzo. Ah, aspettate, qui posso catturare un Pokémon se non sbaglio. Questo lo voglio, quindi vediamo un po' di riuscire a catturarlo. Un bel Venusaur, gli faccio un paio di confusioni, dopodiché lo inizio a bombardare di Ultra Ball. Ok, la prima confusione, ok, soltanto una gliene posso fare. Un Venusaur con Magma Clisma. Non sei bello di più. Lo voglio, lo desidero con tutto il mio cuore, quindi per favore, Latias. Non fallire. Io so che tu non vuoi fallire, quindi andiamo subito in borsa. Attenzione, guardate un po' la Super Axe di Citrus. Manda la sua ball in testa all'avversario. Sì, Citrus Spade, per chi non lo sapesse, era il mio nome su Xbox. Per questa volta dico Citrus, parlando di me in terza persona. Comunque, tre dondolii e boom. Ciao Gligar, ciao Gligar. Vi ricordate Gligar che ho ritirato nell'episodio scorso in squadra? Se ne andrà subito. Comunque, complimenti per la silhouette, Venusaur. 100 kg pesa questo cazzo di fiorellone. E io me ne sparerei subito al box, già che siamo qua. È inutile aspettare. Ok, ho fatto il cambio nel box senza registrare perché non mi sembrava il caso. Ma guardate, Venusaur, quanto cazzo è bello. Pelle arsa è la sua abilità. Quindi se fa caldo, vabbè, riduce PS, ma l'acqua ridà PS, quindi siamo immuni praticamente alle mosse di tipo acqua, piuttosto, più, non piuttosto, purtroppo le mosse di tipo fuoco ci faranno un po' di danno in più, ma chi se ne frega. Abbiamo un Magma Clisma, Trespolo, Trespolo con un Venusaur, l'Acerboso Stabbato e Ossoclava, vedrò un po' se riesce a imparare qualche mossa tipo terremoto al posto di Ossoclava, qualcosa del genere di utile, ma questo Venusaur potrebbe esserci davvero, davvero d'aiuto. Spero che in questo percorso non avessi ancora catturato nessuno, perché sarebbe davvero un disastro se avessi già fatto qualcosa di simile. E per fortuna che sono andato verso la Donnicciuola. Ero nel percorso 21 quando l'ho trovata. Quindi sfidiamo questa donnicciuola che ero riuscito a schivare con tanta eleganza perché mi dispiace. E schiera subito il suo Poiroath. Mentre dalla mia parte c'è Pokéball. Vediamo un po' se questo Poiroath sarà sfigato come quello di Luca nella lotta del torneo più appena caricata da me. Si becca in confusione. No, questo non viene confuso e non si colpisce da solo nella confusione per 2 turni di fila, tra le altre cose. Comunque sia. La sanguisuga dell'avversario, sì, sarà pure super efficace quel cazzo che ti pare, sarà pure una mossa che ti fa recuperare PS, ma se non mi togli nulla, non mi fai niente, insomma. Extra senso da parte dell'avversario, tra l'altro, sì, è super efficace, quindi andiamo perché è coleottero, mi sembra, la sanguisuga. Andiamo per l'ultima confusione e distruggiamo questo Poliwrath e ci regala la sua esperienza, quindi il nostro Pokéball è quasi al 42. Il nostro Pokéball che meriterebbe un po' di cure. Usiamo un'iperpozione, va, non voglio neanche di cercare se ho robe più adatte da dargli. Gli do direttamente un'iperpozione, che tanto che cazzo me ne frega, siamo quasi alla Lega Pokémon. Comunque, procediamo in questa direzione. Ok, schiviamo questa allenatrice e troviamo un Pokémon nell'acqua. E quindi Pokéball è libero di salire al 42 e i punti esperienza ricevuti da Milotic sono 684. Quando Milotic sale al 40 iniziamo ad allenare un po' anche gli altri col condividi esperienza. I Pokémon qua però mi stanno annoiando, quindi balziamolo a pie pari questo Venusaur. Ok, era al 44 il Venusaur che ho trovato, quindi ho dovuto proprio sconfiggerlo per forza, almeno ci regalava un po' della sua esperienza. Ci prende in persona. Il capopalestra di Grepalopoli mi ha formato, ha scritto, vero? Non lo so, magari ha scritto fermato, chi se ne frega. Albino, devi essere spazzato via in pochi secondi. Quindi Ninkada è il Pokémon da lui schierato. Purtroppo per quel Ninkada si trova davanti un Latias. Certo, i tipi vorrebbero che lui fosse avvantaggiato, ma un bel acido bomba non glielo toglie nessuno dritto in testa, in modo tale da assicurarmi di distruggerlo al turno successivo.
Fantastico, girodenti dell'avversario. Sì, bravo, Continua a farmi questi girodenti, che ti sparo i surf dritti in mezzo ai tuoi insettocchi. E vediamo un po' se questo Ninkada se ne va KO. Presumo di sì, e in effetti se ne va KO. Ninkada esausto, non riceve un cazzo di esperienza. Vediamo se è sufficiente a far salire Milotic. No, Albino però comunque viene spazzato via. Quindi vediamo di raggiungere finalmente la nostra grotticella, che dovrebbe essere qua. No, non è la grotta, dannazione. Ok, vediamo di aggirare questo nuotatore con stile. Ho usato un super repellente perché mi sono stufato di trovare Pokémon sul mio cammino. E vediamo un po' se in effetti abbiamo raggiunto. Ok, eccola qua questa bella grotta. E qua c'è un medico. Lo sfidiamo, così almeno magari ci ricarica il nostro bellissimo Latias. Quindi, signor medico, se lei è pronto, io sono pronto. Vediamo un po' il Pokémon che mi schiera in campo. Chi è? Simipur. Simipur è quello di tipo acqua. Fantastico. Fantastico non troppo, ma potrei sempre spararti un bel acido bomba in faccia subito così. Speriamo che non abbia geloraggi o mosse simili, perché potrebbe, e dico potrebbe, farmi davvero tanto tanto male. Questo Simipur che se ne va per attrazione. Fai pure, fai pure. Stupido. Stupido sciocchino. Io cambio Pokémon e ti schiero, no, Pigrone femmina. Venusaur, immune all'attrazione e pronto a distruggerti a suon di lacci erbosi. Probabilmente non gli faranno un danno eccessivo, ma comunque la difesa speciale calata di 2 potrebbe essere bello. Ah, oh, raggio Aurora dritto in faccia. Che dolore, che dolore. Però dovrei comunque essere in grado di reggerne ancora uno. Vediamo un po', il raggio Aurora dell'avversario parte e il raggio Aurora lo reggo. Ho temuto per l'incolumità del mio povero Venusaur, che a questo punto però deve essere sostituito alla svelta dal campo di battaglia. Per far spazio, Milotic, che mosse hai? Tu hai sempre mosse di merda, ma è possibile? Ma è possibile che tu abbia sempre mosse di merda? Comunque mangerò in campo il mio bel Pigrone. Mi sembra la mossa migliore da fare. Per fortuna l'avversario non ha l'inseguimento, perché con la spiga che ho era anche probabile che l'avversario avesse questa mossa. Fango sberla da parte dell'avversario. Fango sberla che parte e non mi fa una sega di niente, però mi fa calare la precisione, naturalmente. Ecco però che la fendifoglia esce spontanea dagli artigli di questo Pigrone, perché non so con cosa lo faccio esattamente fendifoglia. Ma l'avversario riesce ad evitare l'attacco, questa è sfiga, perché sono riuscito ad evitare la bellissima attrazione del mio nemico, eppure rimango innamorato. Ancora, ancora, zio bambino, ventagliente dell'avversario, ventagliente colpisce non duramente, e Fendifoglia finalmente però riesce ad abbattere l'avversario. Non c'è neanche bisogno che stiamo a vedere quanto danno gli faccio, perché era sicuramente fatale per quel Simipur. Quindi Venusaur riceve la sua prima esperienza, anche se ha rischiato nella sua prima esperienza in lotta di andarsene KO. Ho rischiato davvero tanto, ho temuto per la sua incolumità, ma questo bellissimo medico riesce a ricaricarci la vita in fretta. Vedo che ora va meglio. Oh, non mi rompere i coglioni, non me li rompere, per favore. Sei peggio dell'infermiera Joy, sempre con la solita solfa. Ora entriamo qua dentro in questa bellissima grotta e posso trovarci un bel Pokémon. Quindi, grotta costiera estate, vediamo un po', prima sfidiamo questa donnicciuola, che vuoi? Ehi, ci sfidiamo, certo, te l'ho appena detto, quindi sfidiamo lei e troviamo un bel Pokémon qua dentro, spero di trovare un Charizard a questo punto, sarebbe carino. Ursula, Ursulan, Empoleon e Ursula, non Ursulan e Empoleo. Comunque, Empoleon entra in campo da parte dell'avversario. Empoleon non è esattamente il Pokémon per cui sono pronto a lottare con Pokéball. Potrei schierare il mio Pigrone. Il mio Pigrone sembra essere già più preparato contro quell'Empoleo, nonostante il tipo erba non sia esattamente... Che dolore, che dolore, che dolore. Aia. Aiaiai. Venusaur, sfrutta la tua pelle arsa, per favore. Ti scongiuro. Speriamo che questo Empoleon vada ancora per lo Zampillo, almeno perde un po' di pipì e io sono solo che felice. Zampillo dell'avversario, pelle arsa di Venusaur. Fantastico, ecco che ci risulta subito utile il nostro piccolino.
Ci provo con l'ossoclava e vediamo un po' quanto facciamo. Empoleon evita l'attacco, ci avrei scommesso. Ma evito a mia volta il codacciaio dell'avversario, che avrebbe potuto fare più male, presumo, del mio ossoclava, essendo anche stabbato da parte sua. Ancora evito l'attacco dell'avversario. Proviamo con l'acerboso. Non penso che gli faremo un danno esagerato, ma presumo più di ossoclava. Siamo lì lì col danno. Codacciaio finalmente, per il mio avversario finalmente, riesce a colpire e io andrei per un trespolo perché magari adesso fallisce l'avversario, sarebbe magnifico. Quindi trespoliamogli in faccia e vediamo un po' questo Empoleon come risponde ai miei fatali attacchi. Con un codacciaio fallito, esatto, con un codacciaio fallito. Quindi un altro lacerboso è libero di partire in tutta tranquillità, o quasi, perché è un brutto colpo. Ricordo che sarebbe fatale. E un altro codacciaio dell'avversario viene a sferzare il mio fiore. Perché ho dovuto specificare il fatto che un brutto colpo sarebbe stato super efficace, cioè mi avrebbe buttato giù? Perché l'ho detto? Perché? Non lo so, quel Venusaur era bellissimo. Vai, Pigrone. È rischioso mandare in campo Pigrone ora, ma è l'unica soluzione. Perché Pigrone è il Pokémon che ti risolve le lotte. No! Ho sbagliato mossa, volevo fare Fendifoglia. Per favore, non voglio guardare. Meno male che è andato per lo zampillo, che forse lo reggo con uno di vita dell'avversario, vero? Sì. Ho temuto davvero. Ho fatto un misclick assurdo, ho visto verde, ho schiacciato, ma non era Fendifoglia, era Legnicorno. Meno male che Pigrone almeno ce l'abbiamo ancora. Mi veniva da piangere, poverino. Poverino. Vabbè, Venusaur se n'è andato. Vediamo un po' se riusciamo subito a sostituirlo con un valido Pokémon trovato all'interno di questa grotta. Ma Milotic, che moveset gli hanno dato? Fa veramente pietà, asso, asso, mossa del casso. No, che non te la faccio imparare. Puoi infilartela nel deretano, asso. Sempre ammesso che Milotic ci abbia un deretano, perché non sono sicuro di questo. Ciabbia, poi sentite un po' che italiano, ciabbia. Ursula, sei una gran vacca. Comunque, vediamo un po' se troviamo un Pokémon degno di sostituire Venusaur all'interno di questa grotta. Questa blu grotto. Ah, ma io c'ho il super repellente attivo. Tu stai lì, stupido. Stattene lì e non rompermi le palline. Devo far finire il super repellente. Quindi, mentre il super repellente finisce, andrei a raccogliere questo strumentopolo misterioso che è una ricarica totale. Fantastica. Eccellente. Ma ricarichiamo anche il nostro piccolino. Che ne dite? Il nostro Slaking. Lo ricarichiamo o non lo ricarichiamo? Andiamo qua, iperpozione, usa. E il nostro Slaking viene subito selezionato. Venusaur, quanto mi piacevi, quanto mi piacevi. Dannazione. Ma perché devi essere così axato, bastardo di un Empoleon? Perché? E ok. Devo finirlo qua il super repellente. Quindi ci vediamo appena lo finisco. No, scherzavo, mi sono rotto la minchia. Battiamo questo allenatore o allenatrice, mi sa che è un'allenatrice. Battiamo lei, troviamo un Pokémon e chiudiamo l'episodio però perché stiamo andando già avanti da un po'. A occhio e croce, non ho il tempo sott'occhio, ma i miei sesti sensi, perché ho due sesti sensi, tutte e due numero 6, mi indicano che appunto stiamo già andando sui 20 minuti di video. Comunque andiamo per la confusione su questo Hitmonlee, 20 minuti con i tagli che farò anche dopo. Boom! Madonna, se l'ha colpito forte. Brutto colpo e confusione. Dai, colpisciti da solo. Un po' di Axe per me. Un po' di Axe. Per favore, Hitmonlee. Grazie. Grazie mille. Quindi Hitmonlee viene abbattuto dal mio bellissimo turno Axato e ne sono felice. Ma il mio povero Venusaur non è tornato in vita a seguito di ciò. Vediamo un po' se Sceptile ha terremoto, non me lo ricordo. No, che non ce l'ha. Ma mostriamo le mosse un po' di tutti i miei Pokémon che non le ricordo. Raichu, sta per entrare in campo. Sì, il mio unico Pokémon con le mosse di tipo lotta era lui. Ma sapete cosa? Io rimango in campo con Pokéball. Pokéball sta facendo molto bene, quindi sfruttiamolo finché non mi creperà con una mossa di sfiga. Perché sono sicuro che succederà. Comunque, acido bomba su questo bellissimo Raichu, che va a prendersi quindi un bellissimo doppio drop in difesa speciale. E Raichu se ne va per la Mirabil Zona. Bellissimo.
Difesa e difesa speciale vengono scambiate. Vabbè, io te la diminuisco ancora. E quindi puoi usare le Mirabilizona che vuoi. Quindi, ancora un'acido bomba. Non hai scambiato un cazzo di difesa speciale, mi sa. L'avversario se ne va per un gelo pugno, cioè il mio pugno è fisico, è di tipo ghiaccio, mi fa abbastanza male in pratica. E io ti finirei con un surf, così almeno ti levi dal cazzo, perché non voglio altre perdite all'interno del mio team, soprattutto l'Atias sarebbe una perdita assurda. Quindi Raichu, vattene, grazie, gentilissima. E Clorinda a questo punto può permettersi di andarsene a fare in culo e regalarmi una Bakaki. Regalamela, cosa ti devo dire? Dai, dai, per favore, però non scassare le palline, che io devo far scadere il repellente, non usarne un altro, ma trovare un bellissimo Pokémon che si cela qua sotto questo ponte, ne sono sicuro. Sotto questo ponte ho visto un Pokémon super raro che Stanky. Sì, ho visto uno Stanky. Ora sono sicuro che il prossimo Pokémon che trovo in questa grotta è Arceus. Ma io ti uccido, Stanky, lo sai, ti uccido. Magari non con la confusione, perché ha anche il tipo buio in effetti. Non lo acquisisce con l'evoluzione, ce l'ha già anche la pre-evoluzione. Errore mio, Stanky se ne va KO. E Stanky quindi ci permette di salire al 43? Pff, mai nella vita. Mai nella vita. Ma vediamo un po' chi sarebbe stato il secondo Pokémon all'interno di questa grotta. No, non lo vediamo perché ci sfida un bastardo di Karateka, quindi ci permette di perdere dell'altro tempo, cosa fantastica. E noi dobbiamo anche trovare cosa c'è da fare in questa grotta, perché io non me lo ricordo, sapete. Vagheremo senza una meta per molto tempo, probabilmente. Su questo Pokémon invece il tipo psico è quello che fa per noi. Quello che fa per me, quindi confusione libera di partire. Sono più veloce del mio avversario che si prende questa confusione dritta in the face, dritta in the face e dritto al cimitero, dritto in the grave. E quindi Toxicroak se ne va KO. Noi saliamo al 43 e impari una mossa strabella, vero? No, impara un cazzo. Milotic 38, ok. Milotic è quasi al 40, quindi tra un po' si inizia ad allenare gli altri. Dai, non vo voglio vedere la sfiga. Voglio vedere la sfiga che ho avuto. Dopodiché ci lasciamo. Ci lasciamo perché è troppo tempo che siamo assieme e non voglio rompervi le palle. Ecco perché non ho trovato lui, ma un cazzo di Stanky. Un Garchomp, voglio dire, non ci sputerei sopra. Certo, il tipo ghiaccio mi distruggerebbe l'anima, avendo io Sceptile, Latias e Garchomp nello stesso team. Ma fa niente. Comunque, se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, di iscrivervi e soprattutto a condividere il video. Cercherò di sbrigarmi un po' di più, magari nel prossimo episodio, perché in effetti si perde molto tempo tra cure di Pokémon, eccetera. Magari nel prossimo episodio faccio qualche taglio in più e inizio già a programmarmelo un po' meglio, in modo tale da riuscire a fare più cose all'interno dell'episodio, perché in effetti qua abbiamo vagato per questa grotta davvero poco e di questo mi dispiace. Comunque, come già ho detto, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo. Ma prima finiamo di attraversare questo bellissimo laghetto che porta a queste scale. Ciao ciao. Contatto. È molto irritato quest'occhio, dobbiamo togliergliele. Sì, tra poco sarà talmente irritato che Parte la sfida tra Luca e Apocalypse. Siamo nel primo turno ancora. E dalla parte di Apocalypse troviamo il